Grazie Ministro, grazie Procuratore, grazie Direttore Fontana. Le regole di ingaggio ad Atreius sono chiare, sono tradizionali, ospitalità da parte nostra, confronto serrato ma garbato, tentativo di trovare nel confronto fra identità forti non la mediazione che rifiutiamo tanto più su un tema come la giustizia, ma la sintesi, e qualora non si trovasse sintesi continueremo ad affrontare il pianeta giustizia da posizioni diverse. Ministro, lei ha avuto l'oneroso compito di mettere mano al pianeta giustizia dopo l'infausta e a tratti sgrammaticata parentesi bonafediana di cui ci ha liberato, e per questo intanto la ringraziamo. Ha l'oneroso compito di mettere mano al pianeta giustizia nel momento in cui l'Europa sta ponendo una lente di ingrandimento proprio sulla giustizia, fotografandone i mali endemici, la lentezza del processo civile che ci costa circa 2 punti percentuali del PIL, la lentezza del processo penale, le scarse garanzie per indagati ed imputati, il sovraffollamento carcerario, altro grande tema posto dalla stessa Unione Europea, altro tema, siamo sotto procedura per l'annosa questione dei magistrati onorari che a noi Fratelli d'Italia sta particolarmente a cuore. Ecco, vede, quando io immagino che lei si sia domandata se fosse approdata in una curva di ultras garantisti o in una curva di ultras giustizialisti, il primo regalo che le possiamo fare da questo dibattito è che quando viene a casa di Fratelli d'Italia viene a casa di persone che vogliono superare quella strisciante guerra civile fra magistratura e politica, fra politica e politica, quella strisciante guerra civile che tanto male ha fatto alla magistratura, alla politica e al cittadino. Noi vorremmo consegnare ai nostri figli non una giustizia più garantista, una giustizia più giustizialista, banalmente una giustizia più giusta. Noi, come dire, per darle un'idea, non ci svegliamo garantisti quando riceviamo degli avvisi di garanzia, non ci svegliamo giustizialisti quando i nostri avversari ricevono un avviso di garanzia, ci svegliamo amareggiati e preoccupati quando tutti i giorni gli avvisi di garanzia vengono notificati non dall'ufficiale giudiziario ma dai mass media, e questo è uno dei problemi che dovremmo affrontare. E partendo da questo arriviamo a un primo dei grandi temi che lei dovrà risolvere, dovrà affrontare, sta tentando di affrontare, le chiediamo magari anche qualche anticipazione perché involge il rapporto fra politica e magistratura, il CSM, l'organo di autogoverno. Abbiamo bisogno di cominciare da lì per ridisegnare un rapporto diverso, più normale, più equilibrato. La proposta attualmente del fronte governativo è quella, le dico la verità, ci viene anche mal di testa, su un modesto avvocato di provincia, e collegi corti con preferenze multiple a valore decrescente e ballottaggio. Se questa rimane la proposta del fronte governativo, noi siamo basiti perché riteniamo che si tratti della sublimazione del sistema Palamara, perché quando sento preferenze multiple a valore decrescente con il ballottaggio evidentemente c'è qualcosa che non va. Per Fratelli d'Italia, per eradicare il correntismo che tanto ha mortificato il merito nella magistratura anteponendole l'affiliazione per poi eterodirigere le procure, magari è quello del sorteggio per affrontare radicalmente questo tema. Altro grande tema è quello delle porte girevoli. È ora di dire che se sei magistrato, e glielo diciamo da questo palco e lo diciamo anche a Catello Maresca, se sei magistrato e scegli la via della politica non è una via poi reversibile, perché noi non vogliamo più le porte girevoli fra politica e magistratura, magari anche però rispetto ai distacchi permanenti presso i ministeri, perché siamo tutti consapevoli del fatto che forse fai più politica se sei distaccato come magistrato in un ministero che se sei consigliere comunale a Capo Rizzuto Calabro. Ancora, noi vorremmo immaginare una vera separazione delle carriere per consegnare un processo giusto agli italiani, per consegnare il giusto processo, per garantire la terzietà fra accusa e difesa, per garantire la parità processuale, per garantire la terzietà dell'organo giudicante. Altro grande tema per cui lei,
che lei ha affrontato è quello del sovraffollamento carcerario. Noi non riteniamo che si possa affrontare con fughe dal processo, fughe della pena, ampliamento delle misure alternative. Noi riteniamo che sia necessario oggi in Italia, e le risorse ci sarebbero anche, dar vita ad un enorme piano di edilizia carceraria, perché se noi siamo garantisti in fase processuale, quando sei stato condannato con sentenza passata in giudicato e hai conseguito una pena, quella pena la sconti in galera, perché dobbiamo garantire la sicurezza ai cittadini. E anche lì una proposta di Fratelli d'Italia già votata alla Camera dei Deputati per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario, un problema annoso che lei dovrà risolvere, che l'Europa ci chiede di risolvere. Ci sono due refrain mentali, quello della sinistra: se c'è il sovraffollamento carcerario liberiamoli tutti con qualche svuota carcere. Quello con la destra: diamo risposte più serie. Abbiamo analizzato, un terzo dei detenuti italiani è un terzo della popolazione carceraria italiana è di origine straniera. 18.000 detenuti oggi sono stranieri. Si può dire che questi stranieri, se nelle carceri hanno conseguito almeno più di una condanna e hanno rotto il patto di cittadinanza e di integrazione col popolo italiano, si può dire che non li dobbiamo mantenere nelle carceri? Si può dire che il sovraffollamento lo risolvo mandando 18.000 detenuti a casa loro a scontare le sentenze italiane? Anche perché non solo risolviamo il problema del sovraffollamento carcerario, ma le abbiamo anche risolto un bel problema di risorse per la giustizia, perché se è vero come è vero che ogni detenuto ha un costo medio giornaliero di 137 euro al giorno, proviamo a fare 137 euro per 18.000 detenuti stranieri per 365 giorni all'anno, e abbiamo anche trovato il modo di aumentare le piante organiche di magistrati a cancellerie per far nuovamente partire in velocità la giustizia italiana. Ancora velocemente il tema della giustizia tributaria, lei lo dovrà affrontare, lo affronta nel PNRR con un'assegnazione temporanea straordinaria di magistrati. Temiamo che non basti, si risolverà il problema oggi, ma non si risolve il problema strutturale. Noi di Fratelli d'Italia ci chiediamo perché la giustizia tributaria sia la giustizia col più alto tasso di pendenze in Cassazione che ribaltano le sentenze di primo e secondo grado. La risposta è semplice: se a concorrere alla nomina del giudice è la mia controparte, cioè il MEF, io come impresa e partita IVA non ho un equo processo. E a noi piacerebbe tantissimo che fosse un giudice professionale sotto il suo dicastero per raccontare che da oggi anche la giustizia tributaria esce da quel cono di penombra medievale che delinea un rapporto fra Stato e suddito e nuovamente rilancia un rapporto fra Stato e cittadino con dei diritti, il primo dei quali è poter sperare che il giudice sia veramente terzo. Abbiamo poi il tema dell'ergastolo ostativo che ci vede su fronti molto, molto, molto diversi. Abbiamo depositato, Giorgia Meloni per prima, una proposta di modifica costituzionale, una proposta di legge ordinaria per affrontare il tema dell'ergastolo ostativo. Vede, noi siamo molti della nostra generazione, hanno iniziato a far politica dopo le stragi che hanno coinvolto Falcone e Borsellino. Per noi con la mafia nessun gargarismo garantistico. Se sei mafioso stai in galera fino a quando non collabori con la giustizia italiana. Ultimo tema che vorrei lanciare per poi salutarvi e lasciare spazio veramente ai protagonisti del dibattito è un tema che sta particolarmente a cuore a Fratelli d'Italia, diciamo così, potrei dire impropriamente, sperando che mi consenta la battuta e non mi fulmini, non mi incenerisca su questo palco, Giorgia Meloni è una sorta di magistrato onorario onorario. Noi abbiamo fatto una lotta importante sui magistrati onorari. Devo dire che su questo ho letto anche qualche cosa del procuratore Nordio, ha definito una sciatteria inaccettabile come vengono trattati i magistrati onorari. Sì, 5.000 nobili servitori dello Stato, trattati da servi di Stato, pagati a cottimo, precarizzati a vita, senza tutele previdenziali, assistenziali e sanitarie. Eppure su quei 5.000 magistrati che noi abbiamo sempre difeso pesa il 50% delle sentenze italiane, il 90% delle udienze penali monocratiche, cioè quelle che riguardano quella dell'intenquenza comune che flagella la sicurezza del cittadino tutti i giorni. Noi le chiediamo di impegnarsi, non si termini anche questa legislatura rinviando quel problema.
quei nobili servitori dello Stato hanno diritto a essere stabilizzati, hanno diritto a un equo compenso, hanno diritto ad avere ferie, malattia, maternità, tutele previdenziali, tutele assistenziali, tutele sanitarie, perché soprattutto chi rende giustizia non può essere vittima di un'ingiustizia di Stato. Sotto questo profilo le chiediamo una piccola anticipazione, ci dica che questa legislatura non passerà invano. Buon lavoro a tutti, buon lavoro a voi e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie onorevole. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Già abbiamo avuto una partenza calda, ministro e procuratore, quindi naturalmente quando si parla di giustizia i temi sono tantissimi e normalmente sono temi bollenti che la politica ha dovuto affrontare, quasi mai ha risolto. Gli scontri tra politica e magistratura sono stati all'ordine del giorno, mentre la macchina della giustizia correva in un modo che ci rimprovera tutto il mondo. Si sta facendo tanto in questo anno, alcune delle cose sono obbligate perché siamo un po' dei sorvegliati speciali da parte dell'Europa rispetto a riforme che dobbiamo fare per poter avere i fondi del PNRR, altre le dobbiamo fare perché è compito nostro. Cerchiamo di mettere in fila le tante cose che già sono state annunciate, le tante cose di cui si può discutere, partendo intanto da un punto. Forse questo colloquio su questo palco è stato anche un po' favorito e noi abbiamo fatto anche un po' da mediatori come Corriere della Sera, perché c'è un rapporto sui temi della giustizia dal presidente di Fratelli d'Italia Meloni che è stato inaugurato con una lettera inviata al Corriere e indirizzata al ministro Cartabia. In quel momento si parlava fondamentalmente di prescrizione, poi la prescrizione è stata affrontata in qualche modo, diciamo, riformando quello che era previsto nel precedente provvedimento di Bonafede. E questo mi pare che questo dialogo continui nel modo in cui ci si può confrontare anche tra partiti, personalità e governo che possono avere posizioni diverse. Proviamo a mettere in fila. Intanto, Ministro, io sono un giornalista e vorrei partire dall'attualità, visto che è stata già evocata la riforma del CSM. Cioè, siamo a una stretta, lei ha incontrato Draghi, la proposta deve essere presentata, ci sono enormi preoccupazioni su almeno, diciamo, alcuni punti nodali. Il primo l'abbiamo raccontato sul giornale, l'ha detto anche nell'introduzione dell'onorevole, la questione delle porte girevoli, il caso di Catella Maresca che contemporaneamente fa il consigliere comunale, il giudice, ma tanti altri casi abbiamo avuto in passato. È un primo punto, lo risolviamo una volta per tutto. Secondo punto, si riesce a trovare un sistema, un meccanismo elettorale che non metta la magistratura nelle mani delle correnti? Due questioni abbastanza secche e qualche anticipazione anche per fare i titoli dei giornali domani, per piacere. Allora, grazie intanto e ringrazio l'onorevole Meloni di questo gradito invito che è una terza puntata almeno di un dialogo che si è instaurato grazie alla sua iniziativa con quella lettera aperta scritta al Corriere all'inizio del mio mandato al governo, poi è seguito un dialogo serrato, diciamo così, anche personalmente al Ministero con il gruppo dei suoi, e questo è un altro punto di passaggio che ho ritenuto importantissimo perché Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione. L'onorevole Meloni sa bene che ero un po' reticente perché non ho partecipato mai a nessun dibattito politico, poco anche con i giornalisti che tante volte mi rimproverano di essere un po' silenziosa, ma questo lo sentivo proprio come un atto dovuto perché in una democrazia si dialoga innanzitutto con l'opposizione. L'onorevole Del Mastro ha fatto già una panoramica delle
tantissime problematiche in agenda che ci siamo trovati quando abbiamo preso in mano insomma le questioni aperte della giustizia. Non le ripercorro tutte, su alcune c'è un punto di convergenza, su altre ci sono delle oneste differenze di vedute che dobbiamo prendere, di cui dobbiamo prendere atto, ma non voglio evadere la domanda e la provocazione intanto che mi ha fatto il direttore. Sì, certo, il CSM, l'ordinamento giudiziario, è il prossimo imminente appuntamento di riforme, poi magari ripercorriamo anche tutte le altre, quelle che sono già state fatte, che sono l'unica ragione per cui siamo arrivati fino qui. C'erano tante urgenze, l'ultima delle quali, onorevole Del Mastro, è la magistratura onoraria. Nella legge di bilancio, lo avrà visto, abbiamo stanziato un fondo per recuperare le mancate tutele di questi importanti servitori del nostro sistema giustizia. Manca la norma con la quale si regolamentano queste tutele per le persone già in servizio, è imminente, quindi con la legge di bilancio vi affidiamo la possibilità, a voi, al Parlamento, di concludere questo vergognoso capitolo, perché anche questo era un ritardo che la stessa Unione Europea ci ha più volte rimproverato, ci sono già sentenze di condanna, c'è una procedura di infrazione e va sistemata celermente. A mio avviso non entro la legislatura, ma entro questa sessione di bilancio. CSM, allora, io ho proceduto su questa riforma come in tutti gli altri casi, e cioè partendo dall'esistente, facendo un esame delle norme esistenti, mettendo al lavoro una commissione tecnica, la commissione Luciani, che ha fatto delle proposte. Ho ascoltato proposte, ci fossero delle proposte dai vari gruppi politici e ovviamente dai vari rappresentanti della magistratura, cercando di trovare un punto percorribile, perché non è semplice su questi temi trovare. Io potrei avere in mente la mia riforma ideale su questo come su tutte le altre riforme che abbiamo fatto, ma qui si tratta di trovare una riforma possibile. Ho ascoltato, ho cercato di raccogliere gli spunti, mi sono arrivati più che altro dei non desiderata, mi è stato detto questo no, questo no, questo no, tenendo conto di tutto quello che non si può percorrere. Domani, a partire da domani mattina alle 8, ahimè, poveri deputati, ci sarà una consultazione di tutti i gruppi di maggioranza per vedere di trovare dei punti di convergenza sui due punti che lei ha detto, sistema elettorale, le porte girevoli, ma anche su tante altre cose, l'accesso in magistratura, le nomine alle cariche direttive, l'organizzazione interna del CSM e tanto altro. Ovviamente non sarebbe corretto che qui io anticipassi quali saranno le proposte che farò alla maggioranza, che ce le ho, sono mature, però c'è un punto su cui non mi voglio esimere dal dire una parola, perché oggi purtroppo sono circolate, non so sulla base di quali fonti e sulla base di quali documenti, posto che l'articolato non è stato dato a nessuno, delle informazioni sbagliate sulla questione del caso Maresca. Le proposte che farò alle forze di maggioranza è che un caso come quello non possa mai più ripetersi, che un giudice svolga contemporaneamente, anche se lontano dal suo distretto, funzioni giurisdizionali e funzioni politiche, non deve accadere, perché c'è un obbligo, una stella polare della magistratura, che è l'indipendenza, che deve essere non solo praticata ma anche percepita, e quindi una cosa del genere non può accadere. Non importa se si tratta di cariche elettive di tipo locale, né per queste né ovviamente a maggior ragione per quelle parlamentari ci può essere il contemporaneo esercizio delle funzioni, ma non solo, neanche la possibilità che un giudice in carica che sta svolgendo le funzioni in un certo distretto possa candidarsi proprio nel distretto dove stava svolgendo le funzioni giurisdizionali. Più di così non posso dirle. Non può dire. Dopo, lo faremo dopo. Allora aspettiamo domani mattina per gli altri punti, che sono tanti. Io intanto allora vorrei far fare qualche sollecitazione al procuratore Nordio, che nelle sue
vesti di esperto di giustizia, ma anche di magistrato pienamente impegnato sul campo, intanto ha detto una cosa in un'intervista, che la Cardabia sta facendo quasi un miracolo rispetto alla situazione. Direi, però, lei ha un'idea un po', ad esempio, un po' più radicale sulla separazione delle carriere, su quello che può avvenire. Intanto possiamo mettere a punto, dare anche magari qualche suggerimento per la discussione di domani mattina su questi punti. Beh, innanzitutto grazie per l'invito e per l'onore che mi è stato fatto di partecipare a un dibattito insieme al signor Ministro e al direttore del Corriere della Sera. In effetti io ho delle idee più radicali sulla necessità della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, però nello stesso tempo posso comprendere che un ministro è vincolato a tutta una serie di, non solo di regole, ma di equilibri politici, e che le riforme comunque le fa il Parlamento e non le fa il Ministero. Posso solo dire come la vedo io. Sono più di 25 anni che predico e scrivo che l'unico modo per risolvere il problema delle correnti e della degenerazione che ne è derivata e che si è visto con lo scandalo Palamara, ma che tutti noi conoscevamo, è il sistema del sorteggio. Naturalmente mi è stato obiettato che nessuno si farebbe operare da un passante di strada e che se uno ha bisogno di un medico deve andare da un chirurgo. A che io ho risposto che un sorteggio nel Consiglio Superiore della Magistratura non avverrebbe tra le persone che passano per la strada, anche se le corti d'assise, che sono quelli i giudici che ti mandano all'ergastolo, sono composte in maggioranza da giudici popolari che sono sorteggiati, così come è sorteggiato il Tribunale dei Ministri. Ma questo ovviamente è una battuta più o meno provocatoria. Il Consiglio Superiore dovrebbe essere sorteggiato nell'ambito di un canestro che comprendesse i magistrati già valutati almeno 4 volte, i presidenti degli ordini forensi e i docenti universitari di materie giuridiche. Quindi saremmo certi che, visto la composizione del canestro, chiunque venisse sorteggiato sarebbe persona intelligente, preparata e onesta. Ma perché questo radicale mio pensiero? Per una ragione molto semplice, che si è cercato di modificare questo pasticcio che esiste nella commistione tra politica, magistratura e candidature, cambiando le leggi elettorali, del CSM. E questo è avvenuto già con la riforma Castelli, era avvenuto prima. Ed è un po' la sorte che è successa sia all'informazione di garanzia, che ha cambiato nome 100 volte, si chiamava avviso di reato, avviso di garanzia, avviso di reità, ed è rimasta sempre la stessa, mutata fabula di Adam Arena Ratur, è sempre la stessa cosa. Nel Consiglio Superiore della Magistratura le correnti stanno al CSM come i partiti stanno al Parlamento, e finché ci sarà una elezione del CSM da parte dei magistrati che sono iscritti alle correnti e che formano le liste elettorali, potremmo giocare sul collegio unico nominale, sui collegi periferici, sul collegio allargato, chiamiamolo come vogliamo, ma saranno sempre le correnti che determineranno i candidati. E accadrebbe quello che è accaduto nel 94, quando, parliamo adesso di politica, è entrata in vigore la legge elettorale col sistema unico nominale a collegio fisso, no? Tipo all'inglese. Perché? Perché si diceva così, in questo modo l'elettore conosce l'eligendo e vota la persona. Non era vero, i partiti si sono prima delle elezioni si sono divisi a tavolino i vari collegi elettorali e il singolo elettore si è trovato a prendere un laissez, prendere o lasciare, o voti il candidato, figuratevi, al Mugello era Di Pietro e il candidato liberale era Ferrara. Un elettore veramente comunista non avrebbe saputo chi votare, perché o votava Di Pietro o votava Ferrara. Perché? Perché i partiti, attraverso le desistenze, si erano divisi prima i collegi elettorali. Io ho il forte sospetto, vorrei dire la certezza, visto che conosco, come si dice, i nostri polli, che questo accadrebbe anche
continuando con tutte le buone volontà che io riconosco al signor Ministro. Faccio presente che io parlo qui un po' da ex magistrato, ma soprattutto da editorialista del vostro giornale, del Giornale di Roma, del Messaggero. È la prima volta che parlo bene di un ministro della giustizia negli ultimi 15 anni, quindi questo, perché riconosco che il signor ministro sta veramente operando bene nei limiti in cui può farlo. Ultima cosa sulla separazione delle carriere e sul CSM, vi faccio solo un esempio: è orribile fare dei nomi, però vi dà la percezione di quanto sia demenziale il nostro sistema. Allora, la Corte d'Assise di Palermo ha assolto, come tutti voi sapete, il generale Mori e altri imputati per reati gravissimi e ha quindi demolito l'inchiesta che era stata fatta da alcuni pubblici ministeri, tra i quali campeggiava il dottor Di Matteo. Oggi il dottor Di Matteo siede legittimamente al Consiglio Superiore della Magistratura. Ora, se i due giudici togati, presidente e giudice Latere, che hanno dato torto a Di Matteo smontando la sua indagine, dovessero chiedere oggi una promozione o una valutazione, chi troverebbero a valutarli? Quello stesso dottor Di Matteo al quale loro hanno dato torto nella sentenza. Cioè i giudici verrebbero giudicati dal loro pubblico ministero. Se noi raccontassimo o raccontiamo una cosa del genere a un giurista americano, direbbe che il nostro inglese è claudicante, che non ci capisce. In realtà magari sarà anche claudicante, ma è così demenziale questa situazione che è inaccettabile, e gli anglosassoni, dei quali noi abbiamo mutuato il codice, la cosiddetta la perrimeso, non la capiscono e non la possono capire. Ministro, lei naturalmente lo ricordava quando mi chiedeva, affrontiamo anche quello che abbiamo fatto, e affrontando quello che il governo ha fatto c'è sicuramente la riforma della giustizia penale. Io queste cose che stiamo discutendo, quelle che diceva il procuratore Nordio, ma che di cui parlava anche lei rispetto al caso Maresca, pongono all'origine di tutta la questione di un giusto processo penale la questione che un cittadino deve sentirsi in una posizione di parità rispetto a chi lo sta giudicando, poter provare che è innocente, poter far valere le proprie ragioni, e deve avere la garanzia assoluta dell'indipendenza di chi lo sta giudicando, che non è una questione da poco. Naturalmente a me ha sempre fatto un po' impressione il fatto che alla fine i magistrati al CSM, ma anche nelle diverse procure, poi si è visto da quello che è successo con quello che chiamiamo sistema Palamara, che i giudici appartengono a una corrente di magistratura democratica, una verde, una di magistratura indipendente, altre di altre determinazioni. Io credo che un punto fondamentale di una riforma è che il giudice, oltre che essere imparziale, deve apparirlo anche in una maniera più completa rispetto al cittadino. Nelle cose che sono state fatte con l'approvazione del processo penale c'è la speranza che questa, come dire, percezione di assoluta indipendenza e questa parità di giudizio anche nelle regole sia stata messa a punto bene. Allora, lei tocca un punto secondo me importantissimo, e tante delle riforme, la riforma penale, ma sarà ancora di più la riforma dell'ordinamento giudiziario che potrà dare un contributo in questa direzione. Però permettetemi di dire una cosa, di richiamare un punto che sempre il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica ha sottolineato di fronte a questa crisi, diciamo così, di credibilità della magistratura, che ha avuto il suo punto più infiammato con il caso Palamara. Il Presidente della Repubblica ha sempre detto che la magistratura deve ritrovare in se stessa le energie per un rinnovamento anche di tipo morale. Io credo che questo sia un punto da non dimenticare, cioè con le riforme noi stiamo cercando di porre delle condizioni perché appunto un caso come quello che abbiamo citato in apertura non possa più accadere. Ma
Lo diceva anche prima il procuratore Nordio rispetto ai sistemi elettorali. Non pensiamo che attraverso il cambiamento dell'impalcatura e delle regole noi avremo di per sé questo cambiamento di rinnovamento di credibilità che andiamo cercando, perché questo attinge a delle risorse che non sono necessariamente le risorse legali e giuridiche. Ha detto bene il procuratore Nordio. È ovvio che i sistemi elettorali possono incidere, possono favorire di più i gruppi di maggioranza, di minoranza, favorire di più una rappresentanza più ampia o meno. Però lo abbiamo visto sul campo politico, non è lì che tu cambi la natura degli attori che giocano la partita. Gli attori poi si adegueranno alle nuove regole. Allora le riforme sì, ma le riforme devono anche essere accompagnate da un cambiamento che a me sembra di cogliere quando giro per le corti d'appello e vedo cosa fanno i giudici, come sono impegnati nella loro quotidianità, quelli che non appaiono sui giornali, quelli che lavorano seriamente per la nostra giustizia. Io penso che ci sia moltissimo questo desiderio. Una riforma che non è stata citata, ma che è stata molto importante anche e soprattutto a garanzia dei cittadini e di nuovo imposta dall'Europa, è quella anche sulla cosiddetta presunzione di innocenza, che ha molto a che fare col processo mediatico, cioè sul fatto di rispettare fino in fondo i principi costituzionali, non soltanto dentro le regole del processo, ma anche nel modo con cui si parla dell'imputato, che non deve apparire né nei segni, né nella simbologia, né nel linguaggio come un condannato prima che sia definito il suo processo. Sono tanti i fronti attraverso i quali stiamo affrontando questo problema che lei, direttore, ci sta segnalando. Prima l'onorevole Dalmastro diceva: non vogliamo né una giustizia più garantista né una giustizia più giustizialista, vogliamo una giustizia più giusta. Parafrasando quello che dice lui, io direi: io personalmente, il governo non sta lavorando né per una giustizia più garantista né più giustizialista, ma più rispondente ai principi costituzionali. Quello è una stella polare, dove noi abbiamo l'indipendenza dei giudici, il rispetto della presunzione di non colpevolezza, la ragionevole durata del processo e tante altre cose che sono gli obiettivi verso i quali ci stiamo spingendo. Una volta il procuratore Nordio ha detto: un piccolo passo, ma un giant leap, ricordando insomma l'allunaggio della prima volta, in una direzione che è la direzione di una giustizia che risponda di più ai principi costituzionali. Altro non ho nella mia faretra. Questo riguarda anche il tema delicato delle intercettazioni, in cui ci sono state discussioni molto... Il tema delle intercettazioni noi non l'abbiamo toccato, abbiamo toccato soltanto il tema dei tabulati, che sono, diciamo, delle forme di intercettazioni un pochino meno invasive, cioè quelle in cui ti vengono a prendere i tipi di telefonato, il numero di telefono delle persone con cui hai avuto contatti più frequentemente, ma anche la posta elettronica. E anche lì è stato, nel senso, di nuovo stimolati da una sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, di alzare le garanzie, cioè di chiedere che siano disposte dal giudice, dal GIP, e non siano soltanto nel pubblico ministero e siano soltanto per i reati più gravi. Quindi questo è quello che è stato fatto, un altro capitolo che non era stato enunciato nella bella e completa annunciazione introduttiva, ma fino adesso il tema che abbiamo toccato è solo questo. Ministro, solo una battuta ancora sulla riforma della giustizia penale. È previsto nella riforma approvata un abbattimento dei tempi di durata del processo del 25%. È una previsione ragionevole? Dobbiamo. Non so se è ragionevole, ma dobbiamo ottenerle. Stiamo facendo uno sforzo enorme anche in termini di risorse. Questo è un altro aspetto del lavoro al Ministero che non si coglie tanto. La scorsa settimana sono concluse le prime 8.250 assunzioni di giuristi junior che vanno a comporre l'ufficio del processo, vanno ad assistere il giudice. C'è uno sforzo enorme da parte del Governo in termini di investimenti
digitalizzazione, perché tante lungaggini del processo dipendono dal fatto che i fascicoli vanno con un carrello da un ufficio all'altro o addirittura a Venezia con il motoscafo perché devono attraversare il Canal Grande. Queste cose non devono più esistere, sono delle perdite di tempo inutili che vanno a danno degli imputati e non vanno a nessun vantaggio di una giustizia più equilibrata. Digitalizzazione, risorse aggiuntive sia di personale amministrativo sia di magistrati. Abbiamo bandito 2 concorsi da quando siamo al governo, uno da 310 posti e domani o dopodomani uscirà quello da 500, non si era mai visto prima, per aumentare e coprire le scoperture degli organici. Stiamo facendo questa nuova organizzazione di tutta la vita della giustizia, in cui il giudice non lavora più da solo ma avrà accanto a sé delle giovani energie. Io ho visto qui all'ingresso delle volontarie, ma quanto ci danno queste giovani generazioni quando entrano in rapporto con noi? Io credo che questa sia un'occasione straordinaria per i giudici di avere energie, entusiasmo, preparazione fresca e anche per preparare le future generazioni di giudici, perché valorizzeremo questa loro esperienza che sarà a tempo determinato per l'ingresso in magistratura che stiamo per modificare di nuovo con l'ordinamento giudiziario. Che altro ancora? Mi manca qualche cosa sicuramente che volevo dire, ma insomma, il monitoraggio. Per arrivare a quell'obiettivo di abbattere il 25%, è chiaro che in 5 anni, è chiaro che non possiamo aspettare la sera del 31 dicembre 2025 e dire a che punto siamo. Stiamo mettendo in campo una grossa riorganizzazione anche nel Ministero per creare una possibilità di far emergere i dati, le statistiche, gli andamenti dei vari uffici giudiziari. Io credo che questo sarà un enorme stimolo per i giudici, perché nessuno vuol vedere che è rimasto indietro, più indietro degli altri. Trasparenza su come lavorano gli uffici giudiziari attraverso informatica, analisi dei dati, statistiche, credo che saranno una serie di misure che insieme a tutte le altre può accompagnare questa grande trasformazione della nostra giustizia verso l'obiettivo che ci siamo prefissati. Insomma, io mai ho pensato che il 25% dei tempi si possa abbattere solo con la riforma del codice di rito. Bisogna fare quello per tagliare, per potare i rami secchi, le lungaggini inutili, per dare stimoli al giudice, ma bisogna farlo con organizzazione e strumenti materiali, e devo dire che da questo punto di vista il momento è propizio, perché le risorse ci sono, il governo è sensibile al fatto che la giustizia è innanzitutto un servizio per il cittadino. Come tutti i servizi, non possono essere a costo zero, bisogna dare risorse perché i nostri cittadini hanno diritto di aspettarsi delle risposte più tempestive, più rispondenti appunto ai principi costituzionali. Procuratore, in passato in Italia si è parlato di rivoluzione giudiziaria, si è detto che una classe politica è stata spazzata via dalle inchieste della magistratura, sembrava che, no, come dire, che fosse una forza irreversibile e di dominio della magistratura sulla politica. Ora, le dico da magistrato, non c'è, come dire, un po' una magistratura messa nell'angolo? Tra l'altro ci sono, e vorrei chiedere la sua opinione, anche in corso, come dire, la possibilità di 6 referendum. Sì, c'è anche la stranezza che alcuni di questi referendum sono sostenuti e spinti da un partito che ha il governo, che contemporaneamente si muove in un'altra direzione, ma non c'è questa sensazione di una magistratura nell'angolo, o che si sia messa nell'angolo, fatta mettere nell'angolo per le sue debolezze, i suoi errori, anche per il ruolo esorbitante che ha avuto rispetto al giusto principio della divisione dei poteri in una democrazia? Sì, effettivamente la magistratura si è messa, e lo dico con grande dolore, perché quando sei magistrato sei sempre semel, sempre magistrato, però si è messa nell'angolo da sola,
e in questo però è stata incoraggiata dalla politica. L'evoluzione del rapporto tra politica e magistratura è di vecchia data, risale al tempo delle Brigate Rosse, quando io stesso fui convocato assieme ad altri magistrati che si occupavano del terrorismo dal ministro della giustizia, allora era il ministro Sarti, che chiese a noi suggerimenti su come combattere il terrorismo. Nel momento in cui la politica devolve alla magistratura una funzione che è esclusivamente politica, comincia a, diciamo, delegittimarsi in parte qua, conferendo alla magistratura delle funzioni e dei poteri che non sono fisiologici e propri. Dopodiché è scoppiata Tangentopoli, lei direttore ha fatto riferimento a questo. La politica è stata spazzata via, lo sappiamo, 5 partiti storici sono stati vaporizzati e il sesto, il Partito Comunista, è stato notevolmente limitato su questo, quantomeno per quanto riguarda le risorse economiche. Ma qual è stato in quel caso il difetto della magistratura, della politica? Due peccati mortali. Il primo è quello di rinunciare all'immunità parlamentare, che non era stata conferita dai padri costituenti nell'interesse loro, era stata conferita nell'interesse degli elettori che avevano mandato in Parlamento quella persona, consentendo che un magistrato potesse espropriare questo voto che era stato appunto espresso dai cittadini che avevano inviato una persona in Parlamento, la politica ha consentito una interferenza impropria della magistratura nei confronti della politica. Guardate che i padri costituenti che avevano conferito questa immunità parlamentare non erano mica degli sprovveduti, si chiamavano Togliatti, Terracini, Saragat, Nenni, Calamandrei, sapevano benissimo che molti parlamentari avrebbero potuto fare un uso improprio, come lo hanno fatto, di questa immunità, ma hanno accettato il rischio perché lo svantaggio poteva essere molto maggiore nel momento in cui il terzo potere avesse deciso di interferire sul primo e sul secondo, ed è quello che è accaduto. Poi c'è stata una seconda debacle è avvenuta quando la politica ha strumentalizzato le indagini giudiziarie per eliminare i concorrenti politici che non riusciva a vincere nell'urna elettorale. E come l'ha fatto questo? Si è inventata quella favola vuota, direbbe Shakespeare, dell'informazione di garanzia, che come sapete è una garanzia che viene inviata a chi viene informato affinché si possa difendere, salvo che, come ha detto a suo tempo il professor Flick, ormai è diventata una garanzia di informazione, nel senso che tu sei, puoi star sicuro che tutti gli altri vengono informati il giorno dopo che tu hai avuto un'informazione di garanzia. Ma che cosa è avvenuto? Che si è diffusa, ma tra i politici, non tra i magistrati, questa favola vuota che chiunque fosse raggiunto persino dall'informazione di garanzia, che non è neanche, lo dico da tecnico, un capo di imputazione, perché l'indagato non è un imputato, l'imputato è tale quando si esercita l'azione penale, ecco, dovessero fare il cosiddetto passo a lato, passo indietro, o addirittura rinunciare a candidarsi perché erano iscritti nel registro degli indagati o avevano ricevuto l'informazione di garanzia, e quindi si sono consegnati nelle mani delle procure della Repubblica. A quel punto la legge del più forte è scattata e siamo arrivati dove siamo arrivati. Però, e ho finito, adesso, e lo dico da magistrato, quindi con profondo dolore, è l'occasione propizia, perché nel bilanciamento delle forze, da un lato la politica si è rafforzata, oddio, qualcuno può dire anche che la politica adesso è un po' commissariata, perché sappiamo come è stato costruito anche quest'ultimo governo, e voi lo sapete meglio di me, però è un governo relativamente forte, più forte di tanti altri, ma soprattutto nel bilanciamento dei poteri è la magistratura che è molto più debole,
ed è purtroppo più debole perché è stata logorata degli scandali, e non solo sono quelli di Palamara. Pensate che la procura simbolo dell'Italia, la procura di Milano, beh, avete visto che erano indagati, forse lo sono ancora, procuratore capo, il procuratore aggiunto, un suo ex simbolo come il dottor De Vigo è indagato per rivelazione di atti d'ufficio. Insomma, è una degringolade della magistratura sulla quale la politica, non dico che possa e debba approfittare, perché di questa debolezza, comunque deve prendere atto che deve riappropriarsi del suo ruolo. Naturalmente tutti siamo molto interessati alle grandi inchieste, ai grandi processi, alla giustizia penale, che, come dire, hanno, probabilmente lo dico anche da, come dire, operatore dell'informazione, un rilievo molto forte dal punto di vista mediatico. Io penso però che se scendiamo poi nella società, alla fine il vero buco nero, il grosso buco nero che abbiamo in Italia è quello della giustizia civile, perché la giustizia civile incide pesantemente nella vita di tutti, la giustizia civile incide nella vita economica delle aziende, incide nell'attrattività del paese. Da questo punto di vista, e lo dico anche per non sfuggire e per rilanciare una delle domande fatte in introduzione sulla giustizia tributaria, c'è una sfida di riorganizzazione abbastanza rilevante. Intanto una percentuale di abbattimento dei tempi superiore a quelle della giustizia penale, non so se era difficile il 25, come potrà essere il 40, anche se io credo che da questo punto di vista probabilmente l'Europa ci metterà un po' più sotto sorveglianza sui fondi rispetto alla giustizia civile che rispetto a quella penale. Ho questa sensazione, perché incide molto nella vita economica, comunque perlomeno sarà molto rilevante. Ci sono alcune questioni che attengono alla parità del cittadino nei confronti della giustizia tributaria. C'è un modo diverso e più veloce di andare alla definizione delle controversie civili, che hanno sollevato anche qualche dubbio proprio nel meccanismo di parità delle parti. Non c'è il rischio, soprattutto lo ha posto l'avvocatura questo tema, non c'è il rischio che come dire, la velocità vada, come dire, a discapito dei diritti di chi incappa in una questione di giustizia civile. Questo è il secondo grande lavoro che è stato fatto in questo periodo. Ci sono questioni aperte, ci sono critiche. Ministro, siamo ai decreti attuativi, alla preparazione di quello che deve essere poi nel merito. C'è qualche risposta che si vuole dare, qualche rassicurazione che si può dare? Sì. Beh, intanto sulla giustizia tributaria devo dire che, grazie a Dio, almeno quella è condivisa con le responsabilità del ministro Franco. Mi riguarda soltanto per la parte della Cassazione, il resto è affidato al MEF, con il quale peraltro congiuntamente abbiamo fatto una... Trascinare il ministro Franco qui sarà più difficile, credo. In questo momento deve chiudere la legge di bilancio, credo che sia impegnato anche lui di riposo in questi giorni, non credo che ne abbia molto neanche lui, ma comunque abbiamo già fatto una parte di lavoro attraverso una commissione di approfondimento interministeriale che abbiamo fatto lavorare. Finiamo quello che abbiamo davanti. Una volta ricordo che, uscendo dal Ministero, l'onorevole Meloni aveva commentato con un giornalista dicendo: ho avuto l'impressione che la Ministra non voglia scappare via da nessuno dei problemi difficili. È così, li affronteremo tutti uno a uno, anche perché se avessi scelto un Ministero dove avere una comfort zone non mi sarei seduta su quella del Ministero della Giustizia. E così e l'affronteremo, ma non è imminente, perché tra l'altro nel PNRR la riforma della giustizia tributaria è una milestone per gli anni successivi. Sul civile, allora, il civile è veramente ha bisogno di una modernizzazione ancora più forte. Vale anche per il civile quello che abbiamo detto prima, cioè che questa più pronta risposta non può avvenire soltanto con le riforme del rito,
ma deve avvenire con gli strumenti di organizzazione, perciò tutto quello che ho detto prima sull'ufficio del processo, la digitalizzazione, il numero dei magistrati, eccetera, ovviamente vale ancora e a maggior ragione nell'ambito dei giudizi civili. Sulla questione della riforma del processo civile in senso stretto, allora se noi vogliamo ottenere questa riduzione del 40% in 5 anni, dobbiamo contemporaneamente, questa è stata la logica, agire sia sul fronte della domanda, cercare di avere la possibilità che la domanda di giustizia abbia una pluralità di risposte possibili, sia su quello della risposta, che deve essere più veloce, no? Possiamo agire sui due fronti. Sul primo fronte è stato enormemente potenziato il ruolo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, che già ci sono, ma noi li abbiamo risviluppati, intendo dire negoziazione assistita, mediazione, arbitrato, queste forme conciliative che possono permettere alle parti che stanno litigando magari su una questione importante singolarmente, ma che può avere una risposta attraverso una mediazione, una forma di comprensione, una transazione anche tra le parti, molto spesso sono questioni di tipo economico, allora abbiamo potenziato con degli incentivi fiscali, perché tutto ciò che è litigiosità, noi siamo un popolo veramente eccessivamente litigioso dal punto di vista giurisdizionale, ogni piccola questione diventa un caso giudiziario. Molte questioni che hanno bisogno di una risposta possono trovare risposte appunto giuridiche, non giurisdizionali, ma in queste modalità alternative. Sulla questione del processo, l'avvocatura era preoccupata, ma noi abbiamo aggiustato la nostra proposta iniziale, adesso non entro nei dettagli tecnici, ma sostanzialmente accogliendo alcune delle proposte che proprio l'avvocatura associata ci aveva prospettato, proprio per evitare che la compressione dei tempi possa diventare compressione delle garanzie. Devo fermarmi qui perché mi faccio andare avanti. Al procuratore, al magistrato Norma, vorrei porre una domanda anche un po' polemica sul modo in cui lavora la magistratura, perché noi abbiamo visto che negli ultimi 5 anni lo Stato italiano ha pagato oppure deve pagare circa più di 500 milioni di risarcimenti per cause che sono durate troppo, cioè non sono stati rispettati i parametri definiti dalla legge Pinto. Poi io vedo, e lei è, come dire, un maestro di queste statistiche perché le presenta ogni anno in un rapporto a Cernobbio, vedo che ci sono poi dei distretti giudiziari che hanno smaltito l'arretrato, rispettano i tempi, ed altri distretti giudiziari che non lo fanno. Io, e questo accade al nord e accade al sud dell'Italia, quindi forse c'è anche un tema di qualità e di buona organizzazione dei magistrati, non dipende tutto dalle leggi e dalle procedure, o no? Questo è un problema estremamente complesso, cercherò di essere molto breve anche perché non voglio certo sottrarre tempo al signor Ministro, che invece è molto più autorevole di me. Peraltro lei ha detto una cosa sacrosanta, signor Ministro, è la prima volta che la sento dire che finalmente si fa un'analisi dei tempi e metodi di produzione del servizio a giustizia, cosa che non si è mai fatta, cioè non si fanno le statistiche, cioè la giustizia è sempre stata considerata, per quanto riguarda i numeri, come una serie di variabili indipendenti, si deve fare questo, 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 quest'altro, e con che cosa? Con quello che avete. Andate in Russia con le scarpe di cartone, questa è stata fino adesso la politica, cioè nessuno ha analizzato quali fossero i mezzi disponibili in relazione ai fini che ci eravamo proposti. Finalmente adesso si sta facendo, e soltanto quando sarà fatta questa analisi allora si potrà dire quali saranno i tempi realmente e dove bisognerà intervenire per ridurre. Mi faccia però, direttore, dire una cosa, è vero, ci sono tanti problemi di organizzazione, ci sono delle corti d'appello che viaggiano benissimo, altre che viaggiano meno.
ma ci sono anche dei magistrati che perdono tempo e denaro in questioni assurde. Ritornando all'aspetto penale, ci sono dei magistrati, delle procure che si inventano delle inchieste e spendono cifre colossali per fare intercettazioni a strascico, non per trovare le prove di un reato che è stato commesso, ma per cercare dei reati magari di persone che loro l'hanno messo nel mirino. Sapete quanto costano, questo lo dico, sapete quanto costano le intercettazioni telefoniche, ambientali, direzionali e adesso quella vergogna incredibile che è il Trojan, che secondo me dovrebbe essere abolito radicalmente e di cui è stato vittima, meritatamente per una nemesi storica, niente meno il dottor Palamara, come sapete tutta l'indagine è iniziata perché gli avevano inserito il Trojan da remoto. Ecco, in sì. Questo caso è servito però. No, non tanto, no. Perché pare che il Trojan continui a essere usato, ma io adesso sto parlando delle spese più che della devastazione dei diritti individuali, che già è tremenda. Guardate che sono costosissime, il signor Ministro lo sa, sono milioni, decine di milioni di euro che vengono spese per intercettazioni fatte a strascico che poi finiscono nel nulla. Anche qui bisognerebbe intervenire in modo concreto. Bene, io... Siamo quasi alla conclusione di questa nostra conversazione, se il Ministro riesce a parlare... Sì, sì, non ho finito il processo civile, ma non volevo trattenervi sui miei contenuti. Se vuole... Se no, vuole. Volevo solo dire una cosa, perché questa può essere interessante. Nella riforma del processo civile, mi scusi, direttore, c'è un capitolo che interessa veramente da vicino la vita della gente, che è un riordino della giustizia di famiglia. La famiglia nel senso delle controversie che riguardano ovviamente i litigi fra i genitori piuttosto che il rapporto fra genitori e figli. C'era un disordine enorme nel nostro sistema per cui la stessa vicenda familiare poteva trovarsi davanti al tribunale per i minorenni per certi aspetti, davanti al tribunale civile per altri, con magari delle... decisioni conflittuali o comunque non coordinate. Nella delega abbiamo previsto, e questo devo dire ringrazio veramente il Parlamento di aver accettato questa sfida, la costruzione del Tribunale della Famiglia, o meglio delle persone, dei minori e della famiglia, proprio per avere delle risposte coordinate. È una conflittualità crescente, molto dolorosa, che molto spesso intercetta anche il gravissimo problema della violenza sulle donne, e avere la possibilità che in un'unica sede si possano guardare tutti gli aspetti di una vicenda conflittuale in questo ambito così intimo, credo che possa dare un contributo significativo. Mi auguro che si possa portare a termine velocemente. Vorrei chiudere con tre temi veloci anche per rispondere ad alcune delle sollecitazioni che sono state fatte all'inizio. Intanto la questione delle carceri, lei se ne è occupata tantissimo anche quando era alla Corte Costituzionale come Presidente, con un viaggio delle carceri che è diventato anche un podcast e una pubblicazione. Naturalmente il tema di come si riduce l'affollamento delle carceri e come si agisce riducendo i reati, facendo accordi, ad esempio c'è la questione che veniva posta di come si gestisce rispetto ai paesi di provenienza quella quota di persone che sono in carcere, che sono immigrati regolari o il più delle volte clandestini. Qual è il punto di caduta che si può avere per cercare di avere delle carceri che siano efficaci dal punto di vista del ruolo che devono avere, ma anche che aprano un percorso di riabilitazione e che servano anche a stabilire delle regole anche in una questione così delicata come l'immigrazione? Allora, questo è un tema delicatissimo e molto grave, crescente, perché l'affollamento sta tornando a crescere. Siamo oltre 54.500 detenuti su una capienza regolamentare di 43.000, che poi anche lì i calcoli bisognerebbe fare adeguatamente. Quindi il problema è molto serio.
Io qui forse ho un punto di vista un po' diverso da quello che ha espresso l'onorevole Dalmastro, perché secondo me bisogna aggredire questo problema su una pluralità di fronti, e mi sono fatta questa convinzione dopo aver visto. Questo è un invito che faccio a tutti coloro che si debbono... Abbiamo fatto scendere... Ho detto qualcosa che non era conveniente dire in questa sede. Non è la regia di Atreju che mi toglie la parola, eh? Quando io ho visitato le carceri con la Corte Costituzionale, mi sono resa conto di quello che uno dovrebbe sapere, ma che vederlo visivamente è veramente un'altra esperienza, che quello è un universo molto vario. Quando uno entra, varca la soglia di un carcere e può veramente visitare che cos'è un carcere, vedi l'alta sicurezza, il caso dei protetti, sex offenders per esempio, vedi il reparto, le articolazioni della malattia mentale, vedi i reparti dedicati alle dipendenze, coloro che soffrono di dipendenze di vario genere, vedi un numero sterminato di immigrati, e sono universi completamente diversi che a mio parere hanno bisogno di risposte diverse. C'è troppo carcere perché certe situazioni... Anche il tuo. Non crolla. È quasi comica la situazione. Quando parlo con la polizia penitenziaria me lo dicono sempre: il malato mentale cosa ci fa in carcere? Destabilizza il clima ed è un problema per gli stessi dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, quelli hanno bisogno di cure, ci sono le REMS da potenziare piuttosto che quello. Due parole perché non possiamo andare oltre. Ha ragione l'onorevole Meloni quando mi ha posto, e del Mastro che adesso l'ha riveduto, la questione degli stranieri. Ci sono il 30% dei detenuti che sono di origine straniera, stiamo cercando di potenziare degli accordi per esempio con l'Albania per trovare il modo, non di buttarli fuori, ma di trovare il modo di trovare un accordo, per cui abbiamo anche aiutato a costruire delle carceri là perché possano tornare nella loro patria a espiare la pena. Così come noi credo che siamo impegnati congiuntamente sul caso Chico Forti, che so stare molto a cuore anche a voi, di farlo ritornare in Italia a scontare la pena che gli spetta. Ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, lo sapete, anche e principalmente per questo. Questo è un fronte, per me si deve anche affrontare con le sanzioni alternative, perché non è tutto uguale. Un piccolo furto non è uguale a un reato di mafia. È chiaro che il mafioso deve rimanere in un regime di si deve proteggere, deve rimanere lì nel carcere, deve esserci una sicurezza che non è richiesta a chi ha fatto il furto della melanzana, caso che è arrivato. Per me si deve affrontare anche con questo, e si deve affrontare anche con l'edilizia carceraria, cosa che stiamo facendo, perché ci sono degli istituti penitenziari che sono davvero vergognosi. Cioè io non dico io dico che bisogna guardare e distinguere le varie situazioni, e bisogna affrontare questo problema che continua a essere un problema enorme, prendendolo da vari punti di vista, distinguendo. I detenuti non sono tutti uguali, bisogna mantenere una distinzione di regimi e di atteggiamento, perché ogni realtà ha bisogno di una risposta su misura, sia per garantire la sicurezza, sia per garantire la rieducazione, che non sono in conflitto. Più rieduchiamo, più risocializziamo, più diamo una seconda chance, meno c'è recidiva. Io questo vorrei dire, e so che qui c'è minore sensibilità forse rispetto a quella che io ho, ma io non vedo una contrapposizione.
vedo nell'esperienza e nei dati che più si dà una seconda possibilità, una possibilità di reinserimento, minore almeno per certe categorie di detenuti è il rischio della recidiva. Grazie, grazie a tutti voi. Il ministro ha dovuto fare uno sforzo quasi simile a quello di stare ad ascoltare contemporaneamente 5 Stelle e Lega a parlare questa sera. Comunque grazie, grazie a tutti voi. Io penso, avrei voluto fare una domanda su Chico Forti, che qui è stato premiato, ma lei mi ha anticipato, so che ha fatto una missione, speriamo che ci sia anche per questa vicenda una conclusione. Quindi grazie al ministro Cartabia, grazie al procuratore e a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie. Buona serata.